Del nostro fegato, c'è la produzione del mediatore. Un incontro dibattito nel teatro auditorium salvo d'acquisto dell'Istituto Secondario Superiore dei Salesiani ha consentito ai ragazzi intervenuti di conoscere la relazione tra lo sviluppo psicofisico proprio dell'età adolescenziale e l'attività sportiva, nonché le problematiche legate all'uso e all'abuso dei farmaci. Un tema di grande attualità per la crescita sana, soprattutto in età adolescenziale, in un mondo in cui il doping purtroppo sta avendo grande risalto, come testimoniano i tanti episodi che coinvolgono campioni più o meno noti dello sport. È necessario chiarire con fermezza la gravità dei danni che queste pratiche comportano per la salute. Sull'argomento si sono confrontate la professoressa Anna Maria Colau, ricercatrice di fama internazionale e professore ordinario di endocrinologia dell'Università Federico II di Napoli, e la dottoressa Carla Rigamti, specialista in igiene e medicina preventiva, esperto di organizzazione sanitaria, dirigente medico dell'azienda universitaria Federico II di Napoli. Noi riteniamo che la fascia giovanile sia quella più a rischio e sia comunque la nostra vera forza, e su questa puntare con tutto il nostro essere. Oggi noi siamo qua per poter affrontare un problema che riteniamo di importanza cruciale, l'utilizzo del farmaco, il farmaco, uno sconosciuto. Noi dobbiamo molto alle ricerche in campo farmacologico, noi dobbiamo sicuramente l'allungamento della vita media.